Ciao a tutti, buonasera, benvenuti da Catania, a distante di Badminton, 55esima puntata, settima stagione. Abbiamo ancora tre incontri, uno ad aprile e due maggio, poi facciamo la pausa estiva e ci rivediamo a settembre-ottobre. Allora, continuiamo con i nostri esercizi e stasera vi propongo questo. Faccio partire subito il filmato, vi condivido lo schermo. Eccolo qui. Quindi questo è l'esercizio di stasera. Parliamo sempre di esercizi o di schemi, sempre di questa vecchia tesi di qualche anno fa, del 2006. Ecco, esercizio con angoli. Ecco, faccio un attimo pausa così riuscite a vedere. Ecco, c'è scritto un angolo contro tre angoli. Quindi ci sarà un giocatore, in questo caso questo qui con la maglia bianca e celeste, che controlla questo angolo a rete, quindi immaginate proprio tutta questa parte qua, e potrà giocare in questi tre angoli. Quindi l'angolo a fondo campo di diritto, l'angolo a fondo campo di rovescio e sotto rete. Il giocatore nero, okay, dovrà ribadire sempre nell'angolo bianco. Quindi il giocatore bianco gioca su tre angoli, il giocatore nero ribadisce solo sull'angolo a rete dove c'è il giocatore bianco. Vi faccio vedere il video e ovviamente lo stesso esercizio può essere trasportato dall'altro lato del campo. Quindi adesso lo vedete così in video, vedete la grafica si rinnova e si può fare anche esattamente dall'altra parte, ok? Faccio vedere il video e non parlo, così non disturbo. Faccio un attimo di pausa, quindi se avete visto, come nella grafica c'è Alessio che è in questo angolo e mi può giocare sotto rete, quindi nell'angolo davanti a lui, a fondo campo lungo linea, dove mi trovo adesso, o a fondo campo incrociato. Il video va avanti, adesso lo faccio andare avanti, vado io avanti così. Ecco, e lo stesso esercizio viene trasportato dall'altra parte del campo, quindi con Alessio nell'angolo a rete di rovescio, nell'angolo sinistro della rete, e Alessio mi può giocare nei tre angoli, ovvero sotto rete, a fondo campo lungo linea o a fondo campo incrociato. Faccio andare di nuovo il video così lo rivedete. Ok, faccio un attimo una pausa. Se avete notato un po' in tutti e due gli esercizi, che sono identici, sono solamente da un angolo e poi dall'altro, Alessio mi gioca molto teso. Adesso rimetto il video. Fateci caso, il volano non supera mai, non va mai troppo in altezza, quindi non esce mai dalla telecamera. E se ci fate caso, se mi vedete adesso in monitor, io colpisco sempre abbastanza un po' sotto pressione, cioè solo una volta che forse riesco a colpire alto. Riguardate, vedete, sto colpendo di nuovo a mezza altezza. Adesso vedete, sono riuscito ad andare alto. Qui vado di rovescio, quindi comunque non sono sicuramente in una posizione di attacco. Qui di nuovo sono in una posizione di difesa a metà campo. Qui sono di nuovo in una posizione di difesa, comunque non di attacco a fondo campo perché mi sono girato di rovescio. Quando il giocatore si gira di rovescio, si mette in monitor, mi giro di spalle, vuol dire che non sono riuscito a fare il pivot e a girarmi di diritto e quindi riuscire a colpire il volano di diritto sopra la testa alto. Questo perché non sono riuscito, perché magari stavo dormendo, perché magari in quel momento ero particolarmente lento o quasi sempre sicuramente perché il mio avversario mi ha giocato un volano con un po' di pressione, quindi non me l'ha giocato così alto, io non ho avuto il tempo di girarmi diritto e sono dovuto andare di rovescio. Anche qui vedete, non colpisco così alto, perché se vedete, sono riuscito a fare una bella pausa, adesso vedete il mio braccio è laterale e non è
in corrispondenza dalla spalla sopra la spalla. Quindi se questo volano ad Alessio fosse stato giocato molto più alto, io avrei colpito il volano qui, ok? E questo è il primo volano che Alessio mi gioca alto, e vedete che la racchetta è notevolmente più alta rispetto, vediamo se riesco a stopparlo, rispetto a prima, ok? Vediamo se riesco, ecco, se riesco a trovare il punto di impatto perfetto nella pausa, eccolo qui, si vede poco, ma il volano è qui, ok? Quindi vedete, prima il braccio era qui, adesso è notevolmente più alto. Anche qui sono riuscito a girarmi per la prima volta, guardate, Alessio alza più alto, infatti se vedete in questo caso io ho fatto pausa, il volano è uscito dalla telecamera, ok, per poi rientrare, quindi vuol dire che è stato un lift di Alessio giocato alto che mi ha permesso di fare un pivot, ok, un piede perno in senso orario e di coprire questo angolo che, diciamo, detto di rovescio, di coprirlo e andare a giocare di diritto, perché comunque è sempre è un'ottima idea, è sempre sicuramente più conveniente, è sempre sicuramente più efficace nell'angolo di rovescio se si ha le possibilità di andare a colpire di diritto. Il diritto comunque è più forte del rovescio e poi perché comunque sono frontale, vedo, comando meglio il campo. Quindi vedete, in questo caso, adesso alza, se voi vedete adesso i miei piedi qua, guardate i miei piedi, ecco, adesso guardate i piedi qui, ecco qua sul pivot, faccio il pivot e vado a giocare, ok? Perfetto. E questo era l'esercizio di stasera. Ovviamente si possono fare sempre un sacco di variazioni. Prima variazione che mi viene in mente. Alessio ha giocato molto teso. Allora possiamo rendere questo tre angoli contro un angolo dove il giocatore che corre, in questo caso ero io, è sotto pressione e dipende dalla qualità del mio avversario, no? Del feeder dall'altra parte, del mio compagno che mi sta allenando. Se giocherà molto teso, io sarò sempre sotto pressione, dovrò muovermi molto più velocemente. Possiamo rendere invece molto più lento, dove le traiettorie del volano vengono giocate da Alessio, dal feeder, da quel giocatore con la maglia bianca, molto molto più alte. Ad esempio, andiamo a disegnarlo. Quindi Alessio era qui, mettiamolo qui con la maglia bianca, e io ero qua. Ok, quindi ricordiamo che Alessio mi può giocare qui, mi può giocare qui e mi può giocare qui sotto, ok? E io invece devo sempre giocarli in questa zona qua, ok? Ma come vi dicevo, le traiettorie di Alessio possono essere ma molto molto più alte, quindi i net me li può giocare così, ok? Piuttosto che il lift lungo linea molto più alto, piuttosto che il lift incrociato molto più alto, ok? Traiettoria al contrario. Quindi il lift incrociato molto più alto. In questo caso io posso muovermi molto più lentamente in campo e sicuramente avere meno difficoltà a raggiungere il volano. Quindi cos'è che vi voglio dire? Che un esercizio del genere lo posso rendere molto veloce o molto lento, o meglio ancora, lo posso rendere veloce lento con i cambi di ritmo, ok? Quindi il giocatore bianco o il giocatore arancione, in questo caso io, il giocatore nero nel video, posso accelerare lo scambio se inizio a giocare traiettorie molto più veloci, molto più basse, ok? Quindi immaginiamo uno scambio, ok? Lo disegniamo. Allora, il giocatore bianco è qui, abbiamo detto che il giocatore arancione deve giocare su questa zona, mentre il giocatore bianco può giocare sostanzialmente su questa L, ok? Su questa L, perché comunque consideriamo che può giocare anche qui, ok? Anche qui. Ricordiamoci sempre, ho già detto tante volte in istanti di badminton, non consideriamo il campo solo il perimetro, il campo è sotto la rete, il campo è vicino alla linea del servizio, il campo è metà campo e soprattutto il campo, immaginatelo sempre stratificato, lassù in alto di 7-8 metri e un po' più in basso di 4-5 metri, di 3 metri, 2 metri, 1 metro sotto la rete, ok? Quindi ripulisco, immaginiamo un po' appunto che ci sia questa L contro questo quadrato, e il giocatore bianco
In questo caso fai cambi di ritmo, quindi immaginiamo, alza qui alto e io, giocatore arancione, devo giocare un drop, ok? Poi gioca un lift teso e io qui sono sotto pressione, devo giocare un pull. Vi ricordate i pull che abbiamo visti a distanti di badminton poco fa? Ok? Io gioco un pull, lui mi gioca un net alto, così io facilmente posso riprenderlo. Io magari gioco un net invece molto più vicino alla rete, magari mi gioco uno spin, quindi ho accelerato il gioco, ok? Allora lui sarà costretto magari a rialzare alto lungo linea, piuttosto che rialzare alto incrociato. E quindi vedete che sarete voi, o giocatori nell'angolo, o giocatore che deve correre su tre angoli, a dare l'intensità e la velocità allo scambio utilizzando traiettorie diverse. E poi soprattutto quello che posso anche fare, ad esempio, il giocatore qui a fare diversi tipi di drop, perché abbiamo detto che il giocatore, quando sto in questo angolo, può giocare solo qui, quindi comunque il colpo consentito è solamente il drop, ma da qui posso fare il drop slice, cioè tagliando il volano sul lato destro del sughero, come anche da questo lato qui posso giocare invece lo slice incrociato come servizio del tennis slice, tagliando il volano dal lato destro del sughero e andando a fare un drop, scusate, andando a fare un drop incrociato veloce qui, ok? Se invece mi sposto dall'altro lato, quindi il giocatore bianco che è qui, il giocatore arancione che va a recuperare i volani su questa L, ok? Anche qui posso andare a giocare da questo lato dei drop. Possono essere puliti, colpiti pieni, diciamo, o dei drop reverse, ok? Tagliando il volano sul lato, lo stesso reverse, ok? Giocato di qui, ok? Fa sì che il drop diventi incrociato. Ricordiamoci che il volano, purtroppo non ho volano qui con me in questo momento, ma magari questa sia la punta del volano. Io posso tagliarlo sul lato destro, e diventa slice, sul lato sinistro diventa reverse, perché proprio si vola con noi, se ricordate, il volano gira in senso orario, quindi quando io ricevo un volano, il volano gira in senso orario dal punto di vista del giocatore che lo riceve, ok? Quindi per me giocatore destro, se taglio a destra, quindi colpi detti slice, accelero la rotazione del volano. Per me giocatore destro, se taglio il volano a sinistra, vado contro la rotazione del volano, diciamo, decelero un po' il volano. Comunque sono sempre colpi tagliati. Rimancino il contrario. Il volano ruota in senso orario, ok? Per me, il giocatore che lo ricevo, se io sono mancino, se taglio il volano dal lato destro, decelero il volano, se lo taglio dal lato sinistro, il volano, vado verso la rotazione del volano e quindi lo accelero. Quindi i colpi slice per i giocatori destri accelerano il volano. I colpi reverse, che sono tagliati invece sul lato sinistro, per i giocatori mancini accelerano il volano, ok? E comunque vi dicevo, le variazioni in questo esercizio chiuso che si possono fare con i drop puliti, drop tagliati, ma anche con i colpi a rete, quindi giocare dei net magari più alti, ma sotto la rete, giocare dei net bassi, vicino alla rete, giocare degli spin, ok? Come anche giocare dei net sì che passino bassi, ok? Riesco un attimo alla rete, dei net sì che passino bassi, quindi a fil di rete, ma che cadano più lontano dalla rete, cioè qui, ok? In questa zona qua, perché questa è sempre la zona della rete, ok? Non è che la rete è solo sotto la rete, come dicevo prima, usate sempre tutto il campo e stimolate i giocatori a usare tutto il campo, perché un net, ad esempio, che passa basso, perché comunque net deve avere una buona qualità, che passa basso vicino alla rete, ma che cade più lontano dalla rete, ok? Quindi passa radente alla rete, ma cade più lontano, è un net che non si potrà spinnare, non si potrà giocare poi un contro spin, perché l'avversario si troverà qui, lontano dalla rete. È il discorso che abbiamo fatto pochi venerdì fa con il pull drop. Ricordate, il pull drop cade lontano dalla rete, okay? Quel colpo che da fondo campo va lontano dalla rete, in modo che l'avversario poi non riesca a tagliare il volano. Chi si è perso la puntata del pull drop la può riprendere su YouTube. Ok? E quindi ecco, queste sono le variazioni che posso fare all'esercizio: variazioni intanto di colpi,
di altezza di colpi, di traiettoria di colpi, di velocità di colpi, utilizzando colpi più o meno tagliati. L'esercizio poi, ovviamente, può essere fatto anche in questo modo. Okay? Abbiamo fatto un angolo contro tre, può essere che il giocatore è qui a fondo campo, ok? E il giocatore è sempre su tre angoli, quindi immaginiamo che il giocatore arancione dovrà ribattere il volano qui, ok? E il giocatore bianco potrà giocare qui, ok? In questa zona. Siamo sempre 1, 2, 3 angoli, ok? Contro un angolo. A questo punto il giocatore arancione non giocherà più drop da fondo campo, ma dovrà giocare clear lungo legna, piuttosto che clear incrociati, piuttosto che lift, ok? Ma anche qui le variazioni sui colpi, quindi potranno essere clear molto alti di difesa, piuttosto che clear tesi di attacco. Potranno essere lift molto tesi di attacco o molto alti di difesa, dipende dalla qualità del volano che ne ha giocato anche l'avversario. E quindi vedete che possiamo andare sempre a dare noi la velocità allo scambio e andare a lavorare su colpi più di attacco o colpi più di difesa. E come vi ho già detto tantissime volte, ovviamente per rendere questi esercizi sempre anche più, dare un po' più gas, o perlomeno che i giocatori vedano l'esercizio un pochettino più performante, giocare una partita, ok? Quindi l'esercizio può essere, ok, giochiamo così, il giocatore bianco è qui, possiamo anche tirare una riga se vogliamo, e quindi con uno scotch carta mettiamo una riga qui, o mettiamo dei tubi di riferimento, mettiamo due cinesini, quello che volete, ok? Tipo un cinesino qua, piuttosto che un cinesino qua, piuttosto che tiriamo una riga con lo scotch carta. Quindi diciamo, ok, guarda che giocatore arancione, il tuo volano deve cadere qua, altrimenti se cade prima, ok, si atterra qui, in questi punti qui, il giocatore bianco lo lascia e fuori. E giochiamo una partita. Giochiamo una partita dove ovviamente il giocatore è bianco è facilitato, perché ha tre angoli a disposizione, mentre il giocatore arancione ha solo un angolo, ma diventa comunque una partita dove il giocatore arancione sarà molto più in difesa, dovrà correre molto di più, e il giocatore bianco molto di meno. È una partita dove si va anche a misurare un po' la difesa del giocatore arancione, la resilienza del giocatore arancione, la resistenza del giocatore arancione anche a continuare a ribattere il volano sempre qui, ok? Sempre qui, sempre qui, ok? E possiamo dare un'esercitazione a rendere la partita e dire, ok, giochiamo partita a 7 punti, ok? Poi si cambia, il giocatore bianco andrà dall'altro lato del campo e il giocatore arancione andrà di là e si giocherà il secondo set. Oppure possiamo fare una partita così, condizionandolo un po', in modo che il giocatore che è su questo angolo comunque sia svantaggiato, perché comunque è avvantaggiato in questo tipo di esercizio. E quindi la partita potrebbe essere così. Allora, si gioca partita, il giocatore arancione vincerà la partita quando arriverà a 7 punti, ok? Il giocatore bianco vince la partita se arriverà a 4 punti, piuttosto che a 3 punti. A quel punto, vedete, il giocatore bianco basterà vincere 3 scambi, ok? Questo gli diamo un pochettino, un aiutino, perché altrimenti sarebbe molto difficile vincere contro un giocatore che sta fermo qui, a meno che il giocatore qui è molto scarso e manda continuamente volani fuori in rete. Ma immaginiamoci un livello simile dei giocatori, ok? Due principianti, piuttosto che due giocatori intermedi, piuttosto che due giocatori molto forti, comunque un livello simile. Ecco, possiamo utilizzare appunto questa metodologia, questa stratagemma di questo giocatore vince a 7, questo giocatore vince a 3, ok? Ovviamente, perché no? Vedete, io prima ho detto che il giocatore bianco potrà giocare solamente dei clear piuttosto che dei lift, ma su qualche volano giocato male dal giocatore bianco, quindi immaginiamo che stiamo giocando partita, no? Il giocatore arancione, scusate, non bianco, gioca un clear corto, quindi un clear che parte da qui e finisce qui, quindi un clear corto. Il giocatore bianco, siccome stiamo facendo partita in questo caso, potrà giocare smash assolutamente. E quindi sempre
indirizzandoli in questo quadrato, cercherà di fare punto. Piuttosto che il giocatore arancione blocca rete, ma con un blocco molto alto, il giocatore bianco si potrà affiondare a rete e giocare un kill. Okay? E quindi vedete che giocando poi partita escono anche più colpi rispetto, come abbiamo detto prima, solamente giocare gli angolini da fondo campo, il clear incrociato da fondo campo o il lift lungolini da fondo campo. Okay? Quindi quando comunque l'esercizio lo trasformate in partita, prende tutta un'altra piega. Come vi ho detto tante volte, poi è facile però che i giocatori sbaglino, perché si fanno prendere dalla partita, vogliono vincere, quindi il giocatore bianco forza e fa tanti errori, o peggio ancora, il giocatore arancione, nonostante sia in vantaggio, perché diciamo fermo, tra virgolette, in un angolo, forza e fa tanti errori. Quindi inserite comunque sempre la partita quando iniziano a tenere il gioco. Quindi tenete prima l'esercizio classico, come avete visto un po' prima in video, ok, a far girare il volano. Quando il volano inizia a girare per un tot di colpi consecutivi, inserite la partita. Io ovviamente ho detto qui il giocatore è fermo, ma qui il giocatore non dovrebbe mai essere fermo, e per far sì che il giocatore si allenei anche un po' sui passi, sui modelli di movimento, ok, sulla tecnica di gambe, ecco, dovrebbe perlomeno sempre tornare qua, in modo che almeno il giocatore qui potrà fare salti fuori piuttosto che salti forbici, ok, e comunque ritornare più o meno sempre qua, perché un giocatore che sta fermo qui nell'angolo aspettava sempre il volano è un giocatore che non si sta allenando, perché in partita non sarà mai così, che stai fermo lì e ti arrivano tutti i volani lì, ok? Quindi rendiamo sempre gli esercizi il più simili possibile alla partita. Se avete visto il video di prima, ok, lo rimetto un attimino, il giocatore bianco, Alessio, ecco, guardate, adesso non parlo più, è fermo lì, ok, fateci caso, guardate adesso. Vedete, Alessio è fermo sulla riga del servizio, ecco, a che ti serve? A poco. Ecco, chiediamo al giocatore bianco di ritornare non a cavallo della riga, in centrocampo, perché comunque sta giocando solo sul lato destro della rete, ma di tornare almeno qui, in modo che almeno sviluppi un po' di modelli di movimento con i piedi, quindi fare sinistra a fondo con la destra, piuttosto che speed direzionale chassé a fondo, piuttosto che speed direzionale incrocio a fondo, piuttosto che saltare sulla rete, ok? E dare tante, tante, tante variazioni. Ok, stavo guardando intanto le domande. Sergio, il nostro problema è che abbiamo pochi campi, difficilmente possiamo fare esercizi uno contro uno. Esiste una variazione di esercizio fatta con 3-4 giocatori? Arancio può fare lo smash, intanto Giuseppe ti ho risposto prima, ho visto adesso la domanda, sì, il giocatore arancione può fare lo smash. La variante, Sergio, può essere quella di farli giocare a giro, quindi rimetto il campetto. Ok. E fare sempre degli... Quando hai pochi campi, tanti giocatori, devi farli lavorare a circuito, ok? Quindi immaginiamo che intanto, ok, potrebbe essere così, no? Che su un campo con 4 giocatori abbiamo il giocatore arancione che è qui, ok? Possiamo già semplificare e fare che si gioca un angolo contro 2, ok? E dall'altra parte abbiamo gli stessi altri giocatori, che abbiamo questo qui, ferma rete, fermo ovviamente, avete capito, non è mai fermo, contro qui. E abbiamo un angolo, ok? Un angolo contro 2, e poi è tutto campo, non è contro 2, ok? Piuttosto che fare così, ok? A me piace tanto questo perché è molto team building, e questo che vi sto proponendo, cioè fa molto squadra. Abbiamo l'esercizio che abbiamo visto prima, quindi giocatore arancione qui e il giocatore bianco che si sposta su 3 angoli, il giocatore azzurro, ok? È qui dietro, ok? E mettendosi d'accordo con il giocatore arancione, magari quando il giocatore arancione ha giocato un lift alto, così c'è tempo di cambiarsi, un lift alto lungolinea, un lift alto incrociato, il giocatore arancione prende il posto di quello azzurro, e quindi sarà il giocatore azzurro che andrà a giocare. La stessa cosa, abbiamo un giocatore viola che aspetta qui dietro, e quando il giocatore grigio, scusate, non vedo il colore, quando il giocatore grigio, bianco, gioca un drop, ok?
un drop magari volutamente lento, alto, il giocatore bianco uscirà dal campo ed entrerà quello viola subito pronto a prendere magari il netta rete o di nuovo il lift a fondo campo. E nel frattempo i giocatori che non stanno giocando, cioè questo qua bianco e questo qua arancione, non li teniamo fermi, ok? Gli chiediamo loro magari di giocare ombra, ok? Quindi il giocatore che è qui farà la stessa cosa del giocatore azzurro, ma senza colpire il volano. La stessa cosa può farlo il giocatore bianco, che al di là del campo, se avete lo spazio, ovviamente mimerà un pochettino ad andare indietro su questo lato, a far finta di andare avanti, e sta facendo passi, piuttosto che gli fate fare dei lavori di reattività, ok? E io adesso l'ho fatto dire con due giocatori, ma possono essere tre giocatori che si danno il cambio, tre qui e tre qui. Questo è un modo, ad esempio, quando si ha pochi campi, di sfruttare al meglio, ok? Bene, così ho risposto alla domanda di Sergio e anche quella di Giuseppe, che lo smash si poteva fare. Perfetto, io ho terminato, sono le 21:29, sapete che faccio sempre una mezz'oretta. Ecco, intanto vi ricordo che ci vediamo fra 2 settimane, ok? Di Santi di Bambito è sempre un venerdì sì e un venerdì no. Il link che avete utilizzato per entrare oggi vale anche per tra 2 settimane e anche per gli appuntamenti di maggio. Qualcuno oggi si è registrato nuovo, quindi forse è la prima volta che è qui con noi. Vi ringrazio perché siete sempre 60. Se avete qualche domanda, rispondo volentieri. Prego, Milo. Sì, ciao, volevo chiederti, nella partita un angolo contro tre angoli, il servizio lo fai fare sempre dalla T o dall'angolo in cui deve giocare, quindi a fondo campo? E un angolo contro tre angoli è quello fermo su un angolo e a rete o a fondo campo? Fondo campo. No, glielo fai giocare nella zona classica dove si gioca al servizio e poi lo fai tornare indietro. Okay. Quindi immagina così, no? Ecco, stiamo giocando così, che pulisco un po' il campo, c'è un sacco di casino qui dentro, stiamo giocando così, perfetto, no? Quindi il giocatore arancione qui, diciamo, a fondo campo, ok? Quindi abbiamo detto un angolo contro la mitica L qui, il servizio con Milo, nessun problema, glielo fai giocare da qua, ok? Da qui, o anche da qua se vuole giocarlo corto, però poi deve muoversi e andare a coprire quella zona che tu gli hai contrassegnato. E poi si gioca la partita. Però le regole Milo le dai sempre tu, quindi puoi farlo servire da fondo campo e gli chiedi di servire magari in modo non convenzionale, ma di tirare una sassata, no? Che comunque gli viene utile per andare a utilizzare l'avambraccio e fare, diciamo, dei clear da sotto, clear sotto mano invece che dall'alto. Ok. Per sviluppare sempre qualcosa comunque. Ok, grazie. Grazie, niente, figurati. Grazie a te. Grazie ancora a tutti. Ci vediamo fra 2 venerdì e vi ricordo che le puntate le potete sempre trovare su YouTube. Ok, dai, lo faccio vedere ancora un secondo per chi magari è la prima volta che è entrato a distante di badminton. Se andate su YouTube, ok, il canale della Federazione Italiana Badminton, vi iscrivete che è gratuito, andate su playlist, ok, c'è un sacco di roba, ma trovate distanti di badminton, eccolo qua, visualizza playlist e vedete che abbiamo dal 15 gennaio 2021, quando abbiamo iniziato questa esperienza con distanti di badminton, esercizi, e ci sono tutte le puntate distanti di badminton, ok? Bene. Grazie ancora, buona serata a tutti e a 2 venerdì, tra 2 venerdì. Ciao ciao!